Salve a tutti, io sono Riesler e benvenuti ad un nuovo episodio della campagna di Hellebron su Total War Warhammer 3. Allora, abbiamo fatto una battaglia molto difficile contro i Pelle Verde, siamo riusciti a vincere, questa è la cosa più importante. Ora, diamo un punto abilità sullo sfondaranghi che aumenta attacco e difesa corpo a corpo per la nostra fanteria. E se ci fate caso, qua non riusciamo ad arrivare a Dargoth, quindi non possiamo bloccare il loro reintegro. E di conseguenza, non c'è un modo per reintegrare, perché non abbiamo una modalità accampamento. E quindi andiamo qui a fare un'incursione, ci prendiamo un po' di soldi e ci prendiamo anche un po' di schiavi che male non fanno. Ah, qua invece penso di andare a potenziare la colonna nera. E vorrei. Allora, in realtà questo è il momento giusto per fare il rituale dell'arca nera. Sì. Penso di. Penso di fare l'arca nera. Poi magari. Non la possiamo reclutare subito perché non abbiamo porti. Perché l'arca nera voi la potete reclutare soltanto da un porto. E noi in questo momento porti non li abbiamo. Dobbiamo per forza prendere Nagrar per andare a prendere il porto. Però vabbè. Ok, voglio vedere se dal punto di vista della diplomazia è cambiato qualcosa. Noi è un patto di non aggressione, ma no. Loro vogliono il trattato di pace, ma non lo avranno. E niente. Andiamo avanti al prossimo turno. Non possiamo far nulla. Allora, loro molto probabile siano scappati qui e noi non riusciamo ad arrivarci. Di conseguenza andiamo ad attaccare Dargoth. Voglio giocarla manualmente questa battaglia. Non mi fido dell'autoresolve, soprattutto se loro vengono con un esercito, stanno reclutando un esercito intero. E noi abbiamo già delle unità ferite. Ora, spero che non mi mettono sotto assedio nel prossimo turno, bloccandomi il reintegro. Quindi qua devo veramente cercare di ridurre al minimo le perdite. Molto molto importante. Ora magari potremmo anche metterle qua le sorelle del massacro e iniziamo, dai. Tanto attaccano loro per primi, quindi bene così. Qua direttamente su di loro. Facciamoli aiutare, andiamoli immediatamente al raddoppio. Ah, le sorelle me le ha scoperte. Sono molto larghi loro. Vabbè, se mi inseguono le sorelle male non è, comunque. Scusate. Perché così le sorelle mi fanno guadagnare un sacco di tempo. Ma qua andiamo al raddoppio.
Vediamo prima di tutto gli arcieri. No, questi no. The merciless host, without question. The merciless host. Beh, guarda come scappano tutti quanti. Vabbè, le sorelle sono state scoperte, quindi vabbè. Imboscata vanificata. Death is coming. No survivors. Dark shards by Drakira. Voi ritornate in posizione. Anche voi ritornate in posizione. Dark shards. Eager for battle. We are ready. Certo che ne hanno ancora, eh. Non si sono ancora arresi. Ma per forza andare sulle sorelle. Vabbè, accontentiamoli. Cioè. Avete poca armatura, non potete fermare le sorelle del massacro. Mettiamo anche loro. Scappati subito. E abbiamo vinto. Dovremmo aver subito veramente pochissime perdite, penso meno di 50. No, 102 invece, ma molto più di quello che mi sembrava. Vabbè, comunque pochissime. Occupiamo l'insegnamento. Ho ottenuto una pozione della velocità che gliela voglio dare immediatamente a L, proprio perché può fare comodo. Al posto della torcia spaventa pennuti. Oh, però aspetta, la torcia spaventa pennuti incide sui nemici nelle vicinanze, influenza le unità se dell'unità è volante. Questa in realtà mi fosse. Non mi serve nell'immediato, però mi servirà più avanti. Qua il momento reintegriamo e vediamo com'è Dargot. Allora qua Dargot c'è una caserma che non ci serve in questo momento. Ah, poi mi sono dimenticato che posso avere il padrone. Il padrone. Padrone fa comodo perché è molto difensivo. Servirebbe la maga per sfruttare 20 di magia in realtà. Però un padrone non guasta. Poi sono ne posso. No, ma no, posso riprendere due di padroni in questo momento. Caspita. Attacco corpo a corpo è più 3 forza dell'arma più 5% per tutte le unità nell'armata. Questo è esagerato. Caspita. Questo è tanta roba come bonus. Minchia. Questo lo prendo. Questo penso anche che me lo salvo. Perché insomma, un bel tratto proprio. Non l'avevo più reclutato il padrone, mi ero dimenticato. Però vabbè, dai. Ok, diplomazia. Diamo sempre un'occhiata rapida. Mitico. L'accordo rapido eccezionale. Niente da fare. Ci sono novità. Andiamo avanti.
Ok, allora. Purtroppo non riusciamo ad arrivare a Nagrarri in un turno, quindi mettiamoci qua. E qua ci sta già Belagor, che non ho idea di cosa voglia, però quando giochi a LeBron Belagor viene qui. Non si sa perché. Non ne ho idea, non me lo chiedete, però viene qua. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo fare a Quark. Allora, fa sempre bene potenziare questo. Poi, altra cosa che vorrei fare, vorrei sinceramente fare soldi, ragazzi. Cioè, l'income ci serve, siamo un po' bassi. Quark lasciamola stare per il momento. E lui va verso, va qui. Speriamo che non mi dichiara guerra, perché a volte dichiara guerra e a volte no. Boh. Non si sa mai quello che vuole fare Belagor in questa campagna. Però è meglio che non ci dichiara guerra. Intanto qua vedete Valkia sta avanzando e la povera Grond sta venendo distrutta. Vabbè, non possiamo fare altro in questo turno, quindi andiamo avanti e prepariamoci per la battaglia di Nagrar. Boh. Vediamo se ci dichiara guerra oppure no. Tanto se ci dichiara guerra, ci dichiara guerra in uno massimo due turni. Ma non è... Anche se il più delle volte viene e poi se ne va via. Si fa un giro e se ne va via. Il più delle volte. Però a volte mi è capitato anche che mi dichiara guerra. Quindi dipende da cosa sta a in serbo lì per me. Ah, ok. Sigvald ha preso questo insegnamento. Ok, la città ghiacciata. Vabbè. Ok. Allora, le sentinelle infatti delle foreste morte sono state distrutte. La crescita negativa a Quark meno 10 per 3 turni non è importante. E qua recluta 30 unità per avere lo stendardo dell'omicidio. Un po' presto per questa cosa. Allora, vai ad attaccare Nagrar. Altra battaglia impegnativa. Guardate che bella guarnigione. Ma penso che sia un assedio questo, eh? Penso che ci siano le mura qua. La guarnigione è troppo numerosa. Veramente troppo numerosa. È un assedio. Ok. E per certi versi forse anche meglio. Allora, voglio far arrivare il padrone nell'esercito di Hellebron. Io penso che questa unità è comunque tra le unità di fanteria corpo a corpo, è quella che ha sofferto di più. Quindi leviamoci le lame nefaste e mettiamo il padrone nell'esercito di Hellebron. Loro passano a forza dell'arma 25 a 26, quindi guadagnano uno in più, però guadagnano 3 di attacco corpo a corpo. Vabbè. Adesso andiamoci a fare questo assedio e cerchiamo di porre fine una volta per tutte alla guerra con gli spaccagabbia. Questo è un po' l'insegnamento che abbiamo già affrontato l'altra volta, quindi niente di nuovo, però la battaglia che comunque avete visto già l'altra volta non si è dimostrata essere proprio facilissima, quindi meglio non sottovalutarla qua. Facciamo le cose come si deve, che se no finisce che rimaniamo puniti. Una fanteria qua. Hanno anche tanti orchi sagittari che sono quelli che hanno resistenza fisica, quindi tirarli giù non è mai facile, no? Ah, ma c'hanno una torre qui. Allora, questa torre va eliminata. Quindi munizioni qua per distruggere un attimo sta torre.
Quale schegge nere dovrebbero con 3-4 raffiche tirarla giù? Se anche più di 3-4 raffiche. No, qua concentratevi immediatamente sugli orchi ragazzi. Non sono gli orchi ragazzi, ma gli orchi sagittari, però vabbè, loro. Guarda quante frecce non riescono a tirare la giusta torre. No? Vabbè, le ha rese molto più resistenti. Ah, qua ci sta un'unità di troll che vorrei eliminare subito, se possibile. Allora, qua. Minchia, quanto cazzo regge sta torre. Sono tutti proiettili che se ne vanno. Ok, sto troll se lo facciamo fuori è tanta roba. Che ci vuole? Guarda quante munizioni. Meno male 3-4 raffiche, sì. Certo, contaci. Sarebbe bello se facessero tutti quanti così loro che vengono avanti. Così li ammazziamo. Vabbè. Vediamo un po' accelerando. Se qualcuno viene in faccia alle nostre fecce. Così lo puniamo. Fatevi punire, su. Peccato che purtroppo le schiaccine non hanno una grande portata. Quello è un po' un problema. Però questo va bene. Ah, caspita, da là ci attacca. Vabbè, ragazzi, non ci resta altro da fare che caricarli. Pain, lead me. With haste. Merciless warriors. Carnage awaits. E poi dobbiamo usare le nostre schegge nere per coprirli. Forward. Dark shots. Per forza. Io li ho schierati, però non mi ha salvato il movimento. Ecco. E qua credo che dobbiamo proprio attaccare la guardina, cioè la barricata. Quanto caspita vorrei avere delle magie. Ora non so loro cosa stanno andando a fare, che abbiamo capito, che hanno capito questo. Ma sta andando più o meno bene. Non è per niente facile questa serie. Vieni davanti. Dobbiamo distruggere quella caspita di barricata per quando ha dei goblin. Kill everything. We are ready. Eh sì, perché è meglio distruggere che la distruggiamo con le munizioni la barricata. Ah, ci stanno addirittura attaccando alle spalle. Andiamo a bloccare i goblin. Okay. Andiamo a eliminare sti troll. Un po' di baffa d'aria. Slay them. Where to? Ma sta barricata proprio non se ne viene giù, eh. Ok. Vorrei portare loro un po' più avanti.
qua non riusciamo ad arrivare a attaccare loro. Occhio che ne stanno arrivando altri. Ok, vieni avanti pure tu. Attacca la barricata. Dopo questi arcieri sono proprio fastidiosi, mi stanno attaccando le schegge nere. Io non riesco ad arrivare fin lì. Queste barricate vanno distrutte, eh? No, però troppi danni, troppo. Devo distruggere quella barricata. Die, weaklings! Druki! Orders understood! Attack! Wait! Questi qua loro sono abbastanza bloccati, eh. È un po' un problema. La protezza omicida, questa ci può aiutare ora. Celebron! Dark Elf! No, io mi sono dimenticato poi di queste due unità, però là incastrate nel blob. Non so, guarda questi quanti danni stanno facendo. Mi sto sparando con tutte e tre qua, e non se ne viene a capo. Vediamo se... Kill everything! Slash! Kill! Merciless warriors! Slay them! Dark shards! Die, weaklings! Battle ready! Druki, forward! No survivors! Adept! Entrate qui. Ah, qua sono usciti subito lì. Questa è una battaglia proprio tosta, tosta, tosta. Ora, fin quando abbiamo munizioni sulle schegge nere, ok. Appena le finiamo, sono dolori, eh. Qua si è fatto un blob, non ne veniamo fuori, perché qua alla fine, fanteria, sono tutte unità difensive. Sa barricata deve cadere giù in un modo o nell'altro, non c'è verso. Ora la differenza me la possono fare loro due, che sono le due uniche unità che ho che fanno danno, almeno per il corpo a corpo. End them! No survivors! Dark elves! Glorious destruction! Questa barricata è stata distrutta. Deve cadere pure questa. Andiamo a caricarli. Great spears. Dark shots. Battle ready. Suffering for all. Ok. Carnage. Mi fanno dei timidi progressi. Ok, barricata distrutta, finalmente. Vai, vai, che si stanno arrendendo, vai. Vabbè, abbiamo sfondato le barricate e si arrendono, però, mamma mia. Costa proprio come battaglia. Diciamo, me la sono complicata io, perché poi mi sono dimenticato dei carnefici e delle sorelle del massacro, è vero, me la sono complicata io, no? Però vabbè, dai, alla fine abbiamo vinto.
Non senza qualche perdita, vabbè, 586, però. Boh. E diciamo che se Belagor non ci dichiara guerra, abbiamo modo di reintegrare. Sì, ok. Occupiamo l'insediamento. Tra poco dovremo fare i raggi di sangue. Allora, beh, un reggimento della fama, le lance del terrore della fama, archie della fama. Hellebron nel calderone, che non è la sua cavalcatura definitiva, però. Per il momento ci teniamo questo. Allora. Resistenza alle armi da tiro 10% per steghe, carnefici di Arganet e sorelle. No, solo per le steghe e carnefici di Arganet, non per le sorelle. Però prima di fare questo, io voglio potenziare al massimo la nostra fanteria, che è importante. Poi possiamo fare l'esil della strega, che ci aumenta danni standard da arma, corpo a corpo, eccetera. Vai. Bloody-handed Lei può fare priestess. le esil della strega. Tutto caso, questo è bello per la disciplina, però l'esil della strega è esagerato, perché debuffa veramente tanto le unità. E attacco corpo a corpo. Tu invece fai. Behold Allora, puoi fare a my destra. Ci beauty. aumentiamo un po' di esperienza. E la volontà indomita, dai. Ora andiamo a reclutare un'arca nera. Abbiamo soltanto questa, quindi Lord of the vabbè. Black Court. E per il momento, diciamo, l'arca nera io la lascio expire. It shall Non come penso to di andare a pass. reclutare unità per ora. Ora Nagrar. Ah, qua sicuramente avremo problemi di controllo. Infatti penso che ogni tanto dovrò usare degli schiavi. E diciamo che per ora facciamo l'ossidiana e il legno. E io prima o poi conto di avere un accordo commerciale con qualcuno. Non so con chi, però con qualcuno lo devo avere. Facciamo l'edificio per i soldi. E diciamo che fai accordo commerciale con Naggarond. Si incazza Sigvald. Un po' così. Queen Anche se of adesso Martinet. non mi conviene andare contro Sigvald. Ora bisogna un attimo vedere. Come dire, cosa fa Belagor? Perché in base a cosa fa Belagor, noi ci dobbiamo muovere di conseguenza. Cioè, ci cambia proprio la campagna. Io ci attacco oppure no? Nel 90% dei casi non ci attacca. Si fa la passeggiata e poi se ne va via. E lui qua non dovrebbe proprio stare, tra l'altro, però boh. Allora, qua dobbiamo fare un viaggio della notte, una notte della morte, perché sennò abbiamo meno 2 di controllo. Quindi vai. Ti costa 500, però poi meno adesso più abbiamo più controllo, più disciplina, eccetera, eccetera. Resistenza fisica. Ok. Allora, Belagor sta ancora qua. Cacci suoi. Allora, tu fai sovrano nobile per la disciplina. Tu
Poi, quello che andiamo a fare, ci muoviamo in marcia forzata. Cioè, non andiamo ad attaccare Sigvald per chiudere la provincia, perché ho intenzione di attaccare prima di tutto Valkia e prendermi tutto questo lato della mappa, essere sicuro che tutto questo sia mio. Ok, andiamo avanti. Ci facciamo seguire dall'Arca Nera. Intanto qua ci sta Alitanar, che sarà sicuramente un problema andando avanti. Facciamo seguire dall'Arca Nera. Devo tenerla nel nostro raggio di azione. L'Arca Nera, prima ce l'avete, meglio è. Allora, con Onda Nera posso fare le tinture. Crescita. Diciamo che questa qua è una provincia che ho intenzione di potenziare molto. Quindi la colonna nera, non lo so se mi conviene, se voglio fare crescita oppure no. 90 crescita è poco. Allora, potenziamo la crescita. Porca, lasciamola perdere per ora. Qua Grond si potrebbe far confederare, ma è una confederazione che non ci conviene neanche avere. Vabbè, andiamo avanti al prossimo turno, via. Allora, abbiamo anche sbloccato la nuova tecnologia per aumentare la disciplina delle nostre fanterie. Belagor si sta facendo la passeggiata. Qua c'è la notte. Si chiama il viaggio di sangue che è partito. Vabbè, ragazzi, io penso che per il momento ci possiamo anche fermare. Grazie per avermi seguito. Iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima.